Ci sono dei misteri italiani che restano tali anche a distanza ormai di quasi 40 anni. È il caso di Emanuela Orlandi, una ragazzina all'epoca di 15 anni che sparisce nel pieno centro di Roma in una calda giornata di giugno, era il 22 giugno di parecchi anni fa. È una vicenda surreale quella di Emanuela Orlandi. Questa studentessa di un liceo scientifico che il pomeriggio va a scuola di musica in pieno centro a Roma e poi viene inghiottita dal nulla, non se ne sa assolutamente niente, ancora oggi non si sa che fine abbia fatto. Mirella Gregori sparisce quasi un mese prima di Emanuela Orlandi. Anche lei non si sa nulla di cosa sia successo. Ha avuto meno clamore perché chiaramente non ci sono stati casi all'interno del Vaticano, non riguardava cittadini del Vaticano e quindi qualcosina si è perso lungo la strada, lungo le indagini, perché forse si è privilegiata la strada di Emanuela Orlandi in cui ci sono stati molti più contatti e molti più interessi. Certo che effettivamente anche il fatto che nel pieno centro di Roma spariscano nel giro di un mese due ragazze praticamente coetanee, perché tra l'altro Mirella Gregori aveva all'incirca l'età di Emanuela Orlandi, anche questo è un qualcosa di molto strano, molto sospetto. Qualche tempo dopo, bisogna dire che un uomo venne fermato a Roma per aver cercato di adescare delle ragazzine, però pare che fosse assolutamente estraneo alle vicende di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi. Allora ribadisco, ma queste ragazze, oltre a non capire che fine abbia fatto, ma chi è che le ha prese e per quale motivo? E ripeto, se qualcuno sa qualcosa oggi, perché non parla? D'altronde anche i famosi telefonisti di chi l'ha visto, quelli che hanno chiamato in trasmissione, secondo Antonio Mancini, l'accattone, uno dei pentiti della Magliana, sarebbero due ex killer che facevano capo proprio a Renatino De Pedis. Perché questi ancora non hanno raccontato tutto quello che sanno? Se sanno davvero qualcosa, se non è solo un gioco di inganni o di specchi, come spesso avviene purtroppo nella cronaca italiana. Perché è questo quello che sconcerta, il fatto che si vada avanti in queste vicende con brandelli di verità mescolati a tante menzogne o a clamorosi depistaggi, le telefonate fasulle, i mitomani, ma anche chi magari dà un minimo indizio e poi racconta tutta un'altra storia che non c'entra assolutamente niente e che svia l'attenzione. Io non riesco ancora a capire che interessi ci siano nel far sparire delle ragazzine e non dire assolutamente nulla. D'altronde l'Italia ha avuto anche una fase di sequestri di persona, soprattutto nella seconda metà degli anni 70. A Roma c'era una banda specializzata nei sequestri di persona, era la famosa banda dei Marsigliesi, alcuni elementi poi con i suoi fiancheggiatori confluirono nella Magliana. Alla fine il sequestro di persona è sempre fatto a titolo estorsivo, si vuole qualcosa in cambio dei soldi o dei documenti, perché in questo caso invece non è stato chiesto nulla, a parte la falsa pista di Ali Agca. Bel mistero. Sono due le ipotesi. La prima ipotesi è quella che gravita attorno a Monsignor Marsilius, perché potrebbe essere Marsilius. Potrebbe essere stato, perché chiaramente è morto 15 anni fa, Monsignor Marsicus, la chiave di volta della vicenda. Perché all'interno dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, che era amministrato proprio da Marsicus e lo fu fino al 1987, c'era qualcosa che non andava. Lo IOR era diventato anche questo un buco nero, un luogo in cui tanti personaggi, anche di dubbia moralità, se vogliamo parlare così, portavano i propri soldi con valigette in contanti perché fossero ripuliti. In alcuni casi lo IOR era diventato, secondo diversi analisti, una sorta di lavanderia.
Però alcuni soldi erano spariti, ad esempio i soldi del Banco Ambrosiano. Sappiamo benissimo che il crack dell'Ambrosiano parte da quel miliardo abbondante di dollari sparito all'interno dello yuan. Ma non solo, perché chiaramente questi soldi da qualche parte sono partiti. E in alcuni casi si è detto che fossero soldi della mafia, ad esempio di Pippo Calò, oppure della stessa Magliani. Quindi soldi che prima o poi dovevano tornare indietro. E se non tornano indietro, vuol dire che qualcosa non è andato a buon fine, però non credo che i padroni di tali soldi siano disposti a dimenticare questi sono spariti. Allora c'è appunto questa pista che, secondo diverse ipotesi, farebbe parte di un gioco piuttosto articolato, per cui la povera Emanuela Orlandi sarebbe stata rapita per mettere pressione ad alcuni gruppi all'interno del Vaticano affinché lo IOR potesse avere quella liquidità necessaria per restituire i soldi che erano stati presi per investimenti e quindi per un'operazione di riciclaggio, ed erano soldi di Pippo Calò da una parte e di Renatino De Pedis e dei suoi soci dall'altra. Questa è una delle ipotesi. E quindi alla fine la povera Emanuela si sarebbe ritrovata in un gioco molto più grande di lei, e senza saperne assolutamente nulla, perché d'altronde non credo proprio che una ragazzina di poco più di 15 anni potesse capire cosa si celava dietro lo IOR e tutto il marciume che c'era in quegli anni a Roma. L'altra ipotesi è quella appunto dei pedofili, che la rete pare fosse attiva a Roma. Anche lì se ne sono dette di diverso tipo, cioè che la ragazzina sarebbe stata rapita su commissione. Io non, ho preferito non approfondire quest'ultima parte perché ovviamente mi dà alquanto fastidio pensare a qualcosa del genere e penso di non essere solo in questo mondo. C'è l'ultima pista che appunto, è quella di Emanuela riparata all'estero, ma anche lì sono un paio di dichiarazioni rese spontaneamente da alcuni soggetti. Io non so veramente quanto fidarmi, anche perché di solito se si fanno dichiarazioni di questo genere si dovrebbe dare un minimo di supporto, cioè ad esempio un numero di telefono, un indirizzo, qualcosa cui rivolgersi per ritrovare la persona. Invece non è stato dato niente, è stato semplicemente detto: la ragazza è viva, sta bene, ha cambiato nome, ha cambiato identità, vive in Inghilterra. Basta. È come se io dicessi che Napoleone Bonaparte è ancora vivo. Lo hanno rapito gli alieni, sta benissimo su un altro pianeta, non vi preoccupate, la tomba è vuota. Vale fin là, finché non si va a controllare, se io non porto nessun documento, è chiaro che sono solo dicerie. Quindi restano quelle due piste. Il problema è che nessuno finora può parlare, o perché è morto, di morte naturale, di malattia, di vecchiaia o per una pistolettata, oppure perché non si vuole parlare. In quel caso c'è poco da fare. Io spero che prima o poi, come in tanti altri misteri italiani, perché purtroppo questo è un paese di misteri, mi piacerebbe che qualche mistero in meno ci potesse essere. E vorrei che qualcuno che sa, non il mitomane di turno, ma qualcuno che sa veramente cosa è successo, prima o poi si scuccia le labbra e possa parlare. Si è rivelata falsa anche perché si è capito innanzitutto che Accia non era esattamente un lupo grigio vero e proprio. I lupi grigi ci sono ancora oggi in Turchia. Attenzione, tra l'altro stanno anche acquisendo sempre più forza all'interno di uno Stato che sta diventando uno Stato quasi dittatoriale, ci manca veramente poco alla dittatura vera e propria. Però Akça era un tipo molto particolare, un po' borderline, che era stato reclutato dai bulgari che all'epoca erano i lacchè della Stasi della Germania orientale e semplicemente Accia aveva questa ossessione di uccidere il capo dei cristiani, quindi il Papa. Se un personaggio del calibro di Marcus Misha Wolf, che da quando è caduto il muro ha parlato di tutto, e bisogna dire che di quello che lui ha raccontato si è sempre trovato pieno riscontro. Per cui non si può dargli del millantatore o del bugiardo. Bene, se Marcus Wolff ha detto chiaramente che loro non c'entravano, anche perché onestamente
non avevano nessun interesse in quel momento a complicare il quadro, visto anche quello che era successo, io tendo a credere a loro, anche perché effettivamente mi risulta difficile pensare che si vada a rapire una ragazzina per chiedere un scambio di prigionieri senza coinvolgere, tra l'altro, né i lupi grigi da un lato, che ovviamente smentiscono, né la Bulgaria dall'altro, che aveva manovrato direttamente al Ciad. Quindi fare uno scambio prigionieri senza sentire neanche le parti coinvolte mi pare veramente assurdo. Se non si voleva che Accia parlasse in carcere, avrebbero potuto escogitare qualcosa. D'altronde, anche questo va detto, purtroppo nelle carceri italiane non è che ci sia tutta questa sicurezza, altrimenti come si spiega Pisciotta, come si spiega Sindona, come si spiega anche l'omicidio di alcuni boss, penso a Francis Turatello, perché in realtà nelle carceri italiane c'è la possibilità, se si mettono in giro certe voci o se c'è un interesse preciso, a far sparire, a far eliminare dei personaggi scomodi. Già forse avrebbe potuto pagare con la vita restando in carcere, quindi perché cercare di tirarlo fuori dalla galera e rispedirlo in Turchia? Che interesse c'era? Mi sembra abbastanza azzardata. Sì, sono state aperte delle tombe, sono state fatte delle indagini cercando sempre il corpo di Emanuela, corpo che non è mai stato trovato, è stato trovato altro. Stati trovati addirittura in un caso dei corpi che risalivano al 1700, al 1800, ma sempre di adulti e tra l'altro uomini. Quindi questo più che altro testimonia il fatto che ci sono delle catacombe ancora oggi parzialmente inesplorate. Che Emanuela sia finita lì, ci credo poco, anche perché alla fine una tumulazione va fatta secondo certe regole, e non parlo semplicemente delle normative igienico-sanitarie, parlo anche delle precauzioni che vanno adottate, altrimenti se la tumulazione non è fatta bene, si scopre subito il cadavere, senza scendere in particolari, sappiamo bene cosa succede al corpo umano dopo la morte. Per questo dico, forse la banda della Magliana c'entra per aver fatto sparire il cadavere, aver aiutato a far sparire il cadavere. La vicenda di Nicolino Selis è esemplare. Tutti quanti i pentiti della Magliana hanno detto che Selis, dopo essere stato ucciso, venne sepolto in terrapieno con della calce viva addosso. La calce viva sappiamo che corrode tessuti e ossa. Può essere che sia successo un qualcosa del genere. La Magliana non usava l'acido, che ad esempio usavano i mafiosi, ricordiamo ad esempio il caso del piccolo Di Matteo, ma poteva utilizzare la calce viva. Forse Emanuela, dopo essere morta, non si sa ancora come, se accidentalmente, se uccisa, non si sa, può essere che chi l'ha uccisa abbia richiesto l'aiuto dei boss della Magliana per far sparire un cadavere sicuramente scomodo. Questo mi sento di dire che può essere un'ipotesi plausibile, però resta sempre a monte un interrogativo, se non due. Il primo interrogativo è: chi l'ha presa? Emanuela Orlandi. Il secondo interrogativo è: perché l'ha presa? Se poi l'ha uccisa, anche perché l'ha uccisa? Sono domande a cui ancora nessuno ha dato una risposta plausibile, per non dire addirittura comprovata da materiali di fatto.